nelle virate strambate, approfittando di fare una prova di recupero a mare, ma in realtà abbiamo recuperato le cassette di polistirolo volate via dai pescherecci. Allora oggi invece c'è poco vento, quindi adesso approfittiamo per andare a fare un tuffo e faremo l'ormeggio all'ancora. Ma visto che siamo qui, siamo in relax, adesso io vi presenterei l'equipaggio di oggi. Allora, qua abbiamo il comandante, che oggi è turista. Versione turista, a riposo. Poi abbiamo Francesca, turista, altra turista. Poi abbiamo Andrea, che è il nostro primo patentatos. Infatti qui l'abbiamo messo al timone, ci sta portando a fare un tuffo. Poi abbiamo Giacomo, ciao, da Ravenna, anche lui sta studiando per la patente nautica. E poi andiamo a vedere a Prua, invece a Prua abbiamo addirittura altre nazionalità. Allora, abbiamo qua un membro dell'equipaggio, Maurizio, buongiorno. Buongiorno. Cameraman. Poi abbiamo Vladimir, che dalla Russia con furore, che in realtà è modenese, giusto? Sì. E poi abbiamo Yuri. E nell'attesa che il vento si faccia avanti, andiamo ad ormeggiarci all'ancora, ma pare che il motore dia qualche problemino. Allora, adesso abbiamo dei piccoli problemini al motore, e se vuoi saperne di più visita il nostro video corso di manutenzione motore, perché il motore perde di giri, quindi sono due le possibilità: o c'è l'aria dentro il motore, quindi devi spurgare il circuito dell'aria, oppure c'è un po' di, cioè, c'è la nafta sporca, insomma, ecco, mi sa che questa è la seconda nostra, diciamo che la nostra opzione mi sa che è questa. Comunque adesso stiamo facendo un po' di prove per fare l'ormeggio all'ancora. Anche ieri ci ha fatto uno scherzetto uscendo dal porto, abbiamo aperto al volo la vela, così che se il motore ci avesse mollato in porto, bene o male ci muovevamo a vela. Una volta ancorati, qualcuno ha approfittato per farsi un bel tuffo, tenendo comunque d'occhio i vari motoscafi che passavano un po' troppo vicino alla barca. E mentre gli altri fanno il bagno, noi facciamo supervisione. Che tutti siano lì. Anche perché è passato un motoscafo ai 2000 all'ora qua vicino alla barca con la gente che faceva il bagno, quindi sempre uno a bordo che dia un occhio a quello che succede in mare, mi raccomando. E motoscafisti, cioè ragazzi, passate lontano dalle barche, avete il motore, avete la potenza, andate lontano dalla gente che fa il bagno. E dopo un bel pranzetto e quattro chiacchiere a tavola si riparte con una decina di nodi di vento. Mentre quello che oggi si è dichiarato turista fa vedere le posizioni sulla sedia da turista. Ciao ciao!
cassetta libera. Arriva, arriva! Arriva, arriva! Si continua a navigare, a trovare cassette e qualcuno si candida a turista. Un'altra cassetta! E siamo a tre!